Wahey Kuge, benvenuti in questo nuovo video, sono Andrea Link91 ed oggi siamo ancora su Pokémon Scudo fino al suo completamento. Credo che non caricherò altro sul canale. Ad ogni modo, c'è stata una tremenda esplosione nello scorso episodio, alla fine dello scorso episodio appena usciti dalla palestra e sulle rovine a quanto pare Sonia ci ha chiesto di andare a dare una controllata. Qui se vedete sembrano dei Claydol queste sculture qui. Molto molto carine. Ok, saliamo le scale e vediamo che sta succedendo. In sella la nostra biciclotta. Oh mio Dio, ma quella è l'evoluzione finale di quel Pokémon elefante. Oh, ma quello è un affresco. No, Beat. Forza, forza, butta giù tutto. Troveremo quelle desio stelle, costi quel che costi. Raja. Raja. Il presidente sarà alquanto felice quando vedrà tutte le desio stelle che gli porterò. Cooperagia. Se davvero sei il Pokémon del Presidente Rose, dovresti sentirti onorato a ricercare Desio Stelle per lui. Su, più impegno! Scusa? Ma quindi i Pokémon non sono neanche suoi alla fine? Ah, di nuovo tu. So cosa hai in mente, vuoi trovare tantissimo Desio Stelle per ringraziarti il presidente. Buona tattica, ma non funzionerà. Non te lo permetterò, nessuno si frapporrà tra me e i miei piani. E un'altra lotta contro un rivale piuttosto effeminato. Ma perché sono io a farlo effeminato, non perché lo sia, sia chiaro. Però io lo vedo e mi sembra effeminato, non ci posso fare nulla. È offensivo? No, non necessariamente. Però è una cosa che non capisco, sto registrando di sera, o meglio, tarda sera, sono quasi le 10 e non capisco perché sia ancora giorno. In effetti c'è la differenza tra giorno e notte nel gioco e Starchild si evolve al 35 di notte. Spero che si evolva comunque sia con l'orario notturno e non quando è notte nel gioco, perché sennò mi tocca andare nelle terre selvagge, allenarlo un pochino e al 35 si evolve. Che poi io leggevo gente che dice: oh mio Dio, quanto ci vuole per far evolvere Linoone in Obstagoon, bisogna cercare 10.000 metodi su internet. 10.000 metodi, Bulbapedia di notte a livello 35, e cosa devi ricercare 10.000 metodi per mezza internet? Io la gente non la capisco a volte, esagerano senza motivo. Ok che il gioco magari non è perfetto, ma non dire cazzate. Perché io ne sto leggendo in questi giorni, ragazzi, cose che voi non avete idea di quello che sto leggendo. Allora, lui è un attaccante speciale e di speciale ha solo Urlo Rabbia, quindi evitiamo Notte Sferza. Lo so che è forte anche se è speciale, ma lascia fare. La prossima scelta sarà Ponita, no, Ponita è psico. Insomma, ne sto leggendo davvero tante. Vuoi criticare il gioco? Compralo, lo giochi e poi lo critichi. Se vuoi criticarlo senza averlo comprato, allora non lo fai. Perché semplicemente da un gameplay non puoi renderti conto se è bello o meno. Tu magari segui un gameplay perché ti piace lo youtuber, perché vuoi vedere com'è il gioco, se magari può attrarti. Ma se lo vuoi criticare devi assolutamente comprarlo, perché solo vedendolo non puoi decidere se è bello o meno. Perché sapete uno youtuber quante parti taglia di un videogioco durante un gameplay? A meno che non è in live, che sarebbe la cosa migliore da fare al giorno d'oggi. Oppure te lo compri il gioco perché gli youtuber tagliano tantissime parti. Usa false lacrime per diminuirmi l'attacco. Oh no, la difesa false lacrime. Ah, solletico era quell'altra, ok. Notte Sferza cercando di mandarlo KO? Non so perché faccio Urlo Rabbia, nonostante sia fisico Starchild. Vabbè. Godorita comunque sia nulla, neanche lei ha fatto danni. Toxel devo cambiare di soprannome. Impossibile, deve esserci un errore. Esigo che questa lotta si rifaccia da capo. Rifacciamola. Mi fa solo salire di livello i Pokémon. A lui al 35 si evolve. Vedremo cosa diventa. Io ancora non l'ho visto.
Tu sei la cosa più bella che io abbia mai visto. Se la gioca con Charizard. Il mio preferito da quando avevo 14 anni è Charizard, ma... E 14 anni era già la terza gen, c'era, quindi di Pokémon da scegliere ce n'erano. Però fino ad ora nessuno mi è mai piaciuto così tanto. Da quando faccio sul serio su YouTube e porto un gioco Pokémon, io scelgo il mio tipo preferito, ovvero il fuoco. E quindi qualunque cosa fosse diventato me lo sarei comunque tenuto. Però è bellissimo. E ho letto di gente che diceva che era inguardabile. Ma ragazzi, ma lo vedete? Cinderace. Ok, non perdo troppo tempo perché comunque sì, è bellissimo. Acci picchia. I furri saranno contentissimi, i furri. Eccellente in attacco e in difesa. Se sente il tifo, stando in linea con il fatto che fosse un palleggiatore. E Pokémon cannoniere. Vabbè, sente il tifo, a volte si fa prendere dall'entusiasmo e inizia a dare spettacolo, finendo per trovarsi in difficoltà. Ok. Sapete cosa ho visto? Vi ricordate nello in un video? Dissi che io vidi una possibile evoluzione di Scorbunny. E era bruttissimo, ovviamente, quel peluche. Però era molto simile a questo. E i leak del gioco ancora non erano usciti. Il che è tutto un dire. Ok, attacca una palla creata incendiando una piccola pietra. Leverei braciere. Perché comunque sì, è attaccante fisico questo Pokémon, si vede. Potrebbe arrivare anche a 320 di attacco, tutto sommato. Gli starter difficilmente senza una mega evoluzione, o in questo caso Gigamax, possono dare seri danni. Però questo qui lo vedo bene. Perché? Perché ti intrometti? E perché? Perché il gioco me lo impone. Eppure sono stato scelto dal presidente in persona per battere il campione. Io faccio parte dell'elite destinata a farsi carico del futuro di Galar. Sfida palestre, beat! Con una voce un po' troppo profonda. Mi chiedevo a cosa ti servisse il Copperacea che hai preso in prestito dal presidente Rose, ma... Deturpare così barbaramente un monumento prezioso è assolutamente inaccettabile. Che importanza vuoi che abbia questo vecchiume, paragonato ai 1000 anni di gloria che attendono Galar? Sei davvero così ingenua? Come puoi sperare che ciò sia utile al presidente Rose? E con che coraggio ti definisci sua segretaria? Bit. Mi duole ammetterlo, ma... Mi hai profondamente deluso. È vero che sono stato io a salvarti dalla tua solitaria infanzia. Vedevo del talento in te, mi ricordavi me da piccolo. Per questo ho deciso di darti un'opportunità e ti ho mandato alla scuola per allenatori. Mi secca davvero dirlo, ma mi hai profondamente deluso. Non sei degno di partecipare alla sfida delle palestre. Decideremo quali provvedimenti prendere nei tuoi confronti. Per il momento torna a Knuckle Sta scherzando, vero? Squalificarmi dalla gara significherebbe ammettere di aver commesso un errore. Le ricordo che è stato lei a scegliermi. Bit, mi dispiace, ma devo prendere in consegna tutte le Desio Stelle che hai raccolto. Ok, qualcosa non mi quadra però. Sono molto dubbioso. Sonia, Link, sono costernato per questo disastro. Mi rattrista molto vedere un promettente sfida palestre uscire di scena in questo modo. Ma nello sport è importante assicurare la massima correttezza. Eh già. Una volta ho visto una sfida di Bit in TV. Durante la lotta hanno accennato al fatto che non ha una famiglia. Il presidente l'ha preso sotto la sua ala protettrice ed è per questo che Bit lotta anima e corpo per lui. Ah, chissà se è ancora possibile salvare queste rovine. Non saprei. Magari nel corso del...
Giuro che stavo per dire che magari nel corso dell'avventura le rovine cascano a pezzi e viene rivelato quello che c'è dietro. Io pensavo tipo una grotta. E comunque, a quanto pare, i Pokémon leggendari sono comunque due e non solo uno. Esistono entrambi. E va bene, questo dubbio me lo sono tolto. L'incidente ha riportato alla luce queste rovine. E sembrano proprio rivelarci qualcosa sulla leggenda di Galar. Per fare del male, Bitta ha finito per fare del bene, nonostante quell'opera fosse millenaria, 3000 anni fa più o meno. Oddio, si dice che sia successo durante il periodo della macchina di AZ, però non è sicuro. Quella spada e quello scudo. Già, più che gli era saltano agli occhi quelle due figure in primo piano che hanno tutta l'aria di essere dei Pokémon. Vabbè, alla fine ti spiega tutte e due, intanto era giuste entrambe. Più i Pokémon, però vabbè. Non solo, sembra che questi due Pokémon stiano usando una spada e uno scudo. Hai notato qualche altro dettaglio interessante? Sono quelli degli Arazzi. Esatto, gli eroi della leggenda. Ma cosa? Ma quello che dici non gli frega niente! Ti spiega tutto quanto lei! Ma allora perché la statua del Baguin ne raffigura solamente uno? Aspetta. Oh, vabbè. Queste rovine sono più antiche delle statue e degli Arazzi. Di certo sono più fedeli alla verità. Ciò significa che lo scudo era un Pokémon. Ero giunta alla stessa conclusione. Con il passare dei secoli, per qualche motivo, i due Pokémon sono stati assimilati dalla spada e dallo scudo che usarono. E sono come scomparsi dalla storia. Due giovani eroi. Con due Pokémon al loro fianco come una spada e uno scudo. Ma perché celare la verità dietro un murale? Perché qualcuno non vuole che si sappia. È merito tuo se abbiamo fatto questa scoperta incredibile. Ma non è vero mai! Ma c'era Bit che stava buttando giù il murales! Ma cosa dici? Ma andate via. Prossima tappa, Piccadilly. Piccadilly, sì, praticamente. Sarebbe Picchedilly, ma è Piccadilly. E devo passare per il bosco? Oh yeah! Bisogna passare per il bosco, raga, per il bosco brilla. Perché ho fischiato troppo. Ho premuto fortissimo. Bisogna passare per il bosco brilla labirinto. Grande, grande, grande. Comunque sia, sembra Axel quel Pokémon. Allora, cambiamo soprannome a Toxel e gli do Strider, sì. Volevo darlo a Electrike, ma anche a lui sta bene. E poi si addice di più. Strider poi di Mortal Kombat, se non sapete chi è, andatevelo un attimo a vedere e capirete che vale molto più su Toxel che non su Electrike. Ma più che altro perché mi piace il nome. Più che altro per quello che rappresenta il personaggio, sia chiaro. Allora, andiamo nel bosco che oramai sicuramente il Team Yell se ne sarà andato perché prima ci bloccava la strada. Sì. È un labirinto. Bisogna scegliere la strada. La strada te la dice da solo. Bene. Ci sono anche allenatori e vediamo un po'. Ma qui sì. Ah, questa sta per conto suo, bene. Sfidiamo anche gli allenatori. Faccio palla infuocata, voglio vedere com'è. Cioè, ragazzi, hanno fatto un'animazione solo per lui. E va benissimo, ma non avete potuto fare un'animazione per doppio calcio? Sinisti! Sinisti è il Pokémon base del tè, che si evolve poi in Poltegeist. Però, avendo visto che comunque sia l'elefante del Presidente Rose ha un'evoluzione tutta sua, sappiamo che Poltegeist non è come si pensava, come pensavano in molti, tra cui anch'io, l'evoluzione appunto del Pokémon Teiera, che diventava l'elefante che si intravedeva nei trailer del Presidente Rose quando lanciava la sfera. Si vedeva appena appena la sagoma quando usciva. Però abbiamo appurato che non era.
Dove? Ho qui uno. Ma è Impidimp? Wow. Che... Ah! Ah, per combattere con Impidimp devo toccare... Va bene. Devo toccare fungo. Ma ha la faccia spaccata Impidimp? Fa un po' vedere. O è sempre... No, ah sì, è spaccata. Ok, è un naso! Ah! Impidimp mi sembra che sia buio spettro. Non ricordo che sì, dovrebbe essere buio spettro, visto che non gli fa nulla l'attacco. Interessante però. Proverò a catturarlo. Wow, preso il primo try. Si intrufola nelle case, ruba, e come se non bastasse si nutre anche dell'energia negativa dei padroni di casa rattristati per il furto. Ma che mostro sei? È folletto demoniaco, eh? Non è una cosa del tutto nuova. Ma ragazzi, allora qui non si... Scusate. Ah, si passa per di qua, non me ne ero accorto minimamente. Ok, gran radice, buonissimo. Allora, io vorrei andare un attimo di qua perché sono sicuro che... Ah, non pensavo affatto a questo. Però quindi bisognerà andare fino a in cima. Fino a quassù. Ok, tanto devo fare il giro, poi devo scendere. Ah, qui non si scende, cioè non si passa, non si scende. Ah. Vorrei evitare di andare avanti per poi dover tornare indietro. Wow, ok, stiamo andando in punti un po' troppo... No, devo un attimo capire come arrivare qua sopra. Spieghiamo questi e poi cerco un attimo di capire. A 30 si evolve Strider! O meglio, Toxel. Wow! Toxtricity. Certo, non poteva essere Toxicity, se no era la canzone dei System of a Down. Toxtricity. Ok, carino. Bello. Ora capisco perché mi avete consigliato di metterlo in squadra. Forma melodia. Oh, ha due forme? Una spada e uno scudo. Quindi ha una forma melodia e una forma se lo tenga. Melodia se lo tenga. Ah, che battutone. È litigiosa e irascibile. Ingurgita acqua stagnante in grandi quantità per assorbire le tossine in essa contenute. Ok. Contento tu. Oh, scintilla, almeno impara qualcosa di recente. Anche se penso di avere fango bomba come MT. O DT, non lo so, ho qualcosa col fa con velenoso comunque sia. Mi sembra di aver raccolto. A meno che non me lo sono sognato. Per andare avanti devo sicuramente sfidare la nonnina. E poi cercare un passaggio. Si sono aperte nuove strade? No. Ok. Ma non vedo comunque nulla. Ah, forse devo toccarli tutti? Forse i funghi servono solo a illuminare il passaggio. Ma lassù c'è la forma evoluta di Impidimp, la vedete? Ma che diavolo è? Mamma mia ragazzi, ma che succede in questo gioco? Oh mamma mia. È assurdo, è assurdo. No, non serve a toccarle più volte. Però vorrei sapere come arrivare là sopra. Allora, qui c'è una via. Eccolo, va! Eccolo! Morgrem. Morgrem.
Mamma mia, scafo troppo. No, no, non ce la faccio a vederlo, no. No, no, no. Accendiamo un po' di luce, va. Ok, qui raccogliamo. Muschio luce, ok. Ho letto velocemente, ma ho capito. E MT. MT. Retromarcia, non male, non male per alcuni Pokémon. E direi allora a questo punto di buttarci e di continuare l'avventura. Vediamo dove ci porta questa foresta lucente. Abbiamo attraversato il bosco e siamo arrivati a Piccadilly? Oh, alright, alright. Bene, Cuccia, a questo punto l'episodio termina qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram, dove pubblico tutti quanti i ragionamenti. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!